Polemiche e conflitti di interesse sembrano ormai all'ordine del giorno nelle varie community di Second Life. Ci si scontra sulle modalità di gestire i progetti, sulla paternità degli stessi e sull'affidabilità degli avatar. Forse perché per chi su Second Life ci lavora si muovono interessi reali, se non economici, in termini di tempo e fatica, e ognuno qui crede di poter essere padrone delle proprie idee. Ma facciamo un passo indietro e tralasciamo il discorso sulla proprietà intellettuale. Chi ha un progetto da sviluppare su Second Life può farlo seguendo percorsi differenti. Può associarsi a chi ha già un'attività e sfruttare l'esperienza e gli agganci acquisiti per procedere più velocemente, oppure può farlo in piena autonomia. In questo secondo caso, può poi decidere di restare chiuso nel proprio recinto o di mettersi in rete con le altre community. Qualunque sia la strada scelta, le polemiche di solito sono una perdita di tempo e forse sarebbe più utile sfruttare le potenzialità di Second Life per incontrarsi in termini di scambio e confronto, pur mantenendo la propria legittima autonomia.